La nuova coppia ha rilasciato un'intervista in cui hanno parlato anche di altri protagonisti del programma, più Rover. Roberta Giusti e Samuele Carniani sono la nuova coppia di Uomini e Donne e hanno rilasciato un'intervista insieme. A far loro domande è stato Lorenzo Pugnaloni per Mondo TV 24, che ha realizzato una video intervista pubblicata su YouTube. Punto. Innanzitutto i due hanno rivelato come sta procedendo la loro relazione, tutto va per il meglio. Roberta ha scoperto un Samuele del tutto diverso rispetto al programma, come spesso succede quando le telecamere si spengono. Samuele ha sì un'indole pacata e gentile, ma se Roberta temeva di annoiarsi si è ben subito ricreduta. A quanto pare, insomma, tenere a bada Samuele non è semplice per l'ormai ex tronista, che però è molto felice di ciò. Da quando si sono scelti a Uomini e Donne non si sono più lasciati, stanno praticamente convivendo. Gli unici giorni trascorsi lontani sono quelli di Natale, che hanno passato con le relative famiglie. Nel corso dell'intervista non sono mancate domande su altri protagonisti della stagione. Quindi Roberta e Samuele hanno spiegato di essersi ricreduti su Cyprian Aftim. Quest'ultimo non ha lasciato un buon ricordo nel pubblico di Uomini e Donne, soprattutto per come ha deciso di farsi vanti con Andrea Nicole. E soprattutto non tutti hanno creduto al suo interesse. A quanto pare, però, fuori dagli studi Cyprian è un'altra persona. Roberta ha spiegato di aver rivalutato Cyprian dopo averlo conosciuto e frequentano nella vita reale. Lei ha visto una persona totalmente diversa, che sa scherzare ed essere di compagnia. Lo ha rivalutato insomma e la stessa cosa ha fatto Samuele. Lui era più scettico, ma si è dovuto arrendere. E soprattutto ha spiegato che fuori da Uomini e Donne ha visto un reale e sincero interesse di Cyprian verso Andrea Nicole. Queste le sue parole. Ti dico che uscendo fuori, quando l'ho conosciuto, io non credevo. Roberta mi ha detto che era convinta che vedendo Cyprian fuori mi sarei ricreduto. Inizialmente non ci credevo, la mia idea me l'ero fatta. Invece sono rimasto scioccato, a parte che si vede palesemente che a lui piace tanto Andrea Nicole.